come pecora che vede come si portano via il suo agnellino al macello. Maria lo seguiva consumata da dolore e gli diceva: dove ti portano, figlio mio? Come mai finisce così presto il corso della tua vita? Parlami, non passare oltre senza parlarmi, figlio mio, figlio mio, e Dio mio, figlio mio, figlio, e Dio mio. Mai avrei potuto immaginare di arrivare a vederti in questo stato, mai avrei creduto che arrivassero a tal punto di odio e di furore, imprigionandoti contro ogni giustizia. Dovrei comprendere, ahimè, dovrei comprendere, ahimè, com'è possibile che venga spenta la luce? Com'è possibile che ti inchiodino a una croce? Figlio mio, e Dio mio, tutti, figlio mio. Adesso risponde il nostro Signore alla sua madre: perché piangi? Perché piangi, madre mia? Ripetiamo? Perché piangi? Perché piangi, madre mia? Bello! Perché piangi? Perché piangi, madre mia? Forse non dovrei soffrire, forse non devo morire. E allora come potrei salvare Adamo? Come potrei, come potresti vedere Eva tornata alla vita? Come pecora che vede che portano il suo agnellino al macello. Ripetiamo questo. Come pecora che vede come portano l'agnellino al macello. Maria lo seguiva consumata da dolore e le diceva: dove ti portano, figlio mio? Come mai finisce così presto il corso della tua vita? Parlami, non passare senza parlarmi, figlio mio, figlio mio, e Dio mio, tutti, figlio mio. Va bene, ragazzi?